bentornati nella finestra di Aria Pulita dedicata alla nutrizione. L'appuntamento del venerdì con la dottoressa Elisa Cire, ci cui diamo il bentornata. Grazie. Oggi parliamo di un tema molto molto importante, ormai noto alla cronaca come la celiachia. Intanto, che cos'è la celiachia? Allora, la celiachia è una intolleranza permanente al glutine. Il glutine è una proteina che è presente in molti cereali, quali ad esempio l'orzo, il frumento, il kamut. L'avena e l'amaranto, anche se sono naturalmente privi di glutine, vengono però lavorati e stoccati in ambienti in cui è presente il glutine, per cui sono delle farine contaminate. E quindi se questi due tipi di alimenti sono consigliati ai celiaci, ancora non è completamente accertato. Bisogna dire che il glutine è in natura non è presente, ma è un artefatto che si forma quando io metto a contatto la farina o la semola con l'acqua per formare l'impasto. In questo processo viene appunto prodotto il glutine che poi dà la fragranza al pane. Il glutine però è un ottimo prodotto industriale, nel senso che molte industrie lo utilizzano come additivo o per la preparazione di molti alimenti o per la conservazione anche di altri alimenti. Quindi ci sono ad esempio marmellate, yogurt, formaggi anche freschi da spalmare che contengono delle tracce di glutine, per cui il celiaco deve stare sempre attenzione nell'acquistare questi tipi di alimenti. Ecco, si nasce o si diventa celiaci? Un soggetto è geneticamente predisposto alla celiachia e diventa celiaco nel momento in cui introduce nella sua alimentazione appunto dei cibi contenenti glutine, quindi il pane, i biscotti e tutti i prodotti da forno. Esistono però diverse forme di celiachia silente, cioè nel senso che ci sono molti soggetti e in Italia gli adulti sono circa 600.000 che pur essendo celiaci non sanno di esserlo, perché comunque sono asintomatici o hanno delle manifestazioni che sono totalmente diverse da quelle tipiche proprio della celiachia. Infatti nel bambino che è geneticamente predisposto alla celiachia, l'introduzione subito dopo lo svezzamento di alimenti contenenti glutine scatena tutti i sintomi tipici di questa patologia, che sono principalmente dolori addominali, gonfiore, colite, diarrea, e molto spesso nei bambini si ha anche il dimagrimento, cioè un arresto della crescita, perché la celiachia colpisce l'intestino, quindi si ha un'infiammazione dell'intestino che determina un appiattamento dei villi con conseguente malassorbimento. Quindi il bambino celiaco praticamente non cresce più, si arresta nella crescita, rimane magro. Nell'adulto invece i sintomi, come dicevo prima, sono totalmente diversi da questi, quindi nell'adulto abbiamo soprattutto un'anemia, un'astenia, senso di pesantezza, senso proprio di stanchezza, e solo raramente ci sono invece le manifestazioni cliniche a livello dell'intestino. Ma quando deve scattare allora il campanello d'allarme per chi non sa magari di essere celiaco ma lo è? Nel momento in cui mangiando questi tipi di alimenti, cioè appunto tutti gli alimenti che contengono glutine, comincia ad avvertire senso di stanchezza, di pesantezza, mancanza della concentrazione. E se geneticamente ci sono dei soggetti comunque celiaci, o comunque se questo soggetto soffre ad esempio di alcune patologie quali diabete di tipo 1, anemia, sindrome di Down, allora in quel caso è bene fare un test proprio per verificare la celiachia. Sono attendibili? Sì, sì, il test per la celiachia è attendibile, sì. La dieta a questo punto per un celiaco, quali sono i regimi alimentari che bisogna seguire? Bisogna dire che per un celiaco l'unica terapia è rappresentata dalla dieta, quindi il celiaco deve avere una dieta priva di glutine, quindi deve assolutamente togliere dalla propria alimentazione tutti questi alimenti, quindi parliamo della pasta, parliamo del pane, parliamo quindi di tutti i derivati, quindi i prodotti da forno. Può mangiare però benissimo le patate e può sostituire la pasta con il riso. La dieta del celiaco deve essere sempre varia, come lo è, deve essere quella per qualsiasi tipo di individuo, o deve essere moderata, ma deve essere scrupolosa, cioè nel senso che la dieta deve essere perenne. Un celiaco deve perennemente eliminare dalla propria dieta questi alimenti contenenti glutine. Qual è il rischio se si va avanti ad ingerire questo tipo di alimenti e uno non sa, ad esempio, di essere celiaco?
Il rischio è quello di avere un'infezione proprio a livello dell'intestino, quindi avere tutta la sintomatologia intestinale, il gonfiore addominale, le coliti, la diarrea, oltre appunto avere proprio una mancanza della concentrazione. Una cosa però che il celiaco non deve assolutamente sottovalutare è rappresentato dalla contaminazione. Quindi, siccome, come ho detto precedentemente, il glutine è un ottimo prodotto industriale, quindi molte industrie lo utilizzano per la preparazione di diversi alimenti, nel momento in cui si va ad acquistare un alimento bisogna sempre leggere attentamente tutti gli ingredienti che sono indicati. In particolar modo ci sono due loghi che chiederei gentilmente un attimo di mandare. Infatti guardiamoli subito. Ecco, questi sono due loghi che sono presenti sugli alimenti privi di glutine. Quindi un soggetto celiaco deve stare sempre attento a che siano presenti questi due loghi. Uno è la spiga barrata, che appunto indica assenza di glutine, e il secondo invece è un logo che è approvato proprio dal Ministero della Salute, che indica quindi che è sicuro, che è assicurato, quindi che l'alimento è privo di glutine. Ecco, questo è importante, l'etichettatura per un celiaco, pensare che in Europa volevano toglierla e spero che non la toglieranno perché questo è fondamentale per una persona. È fondamentale, inoltre comunque dobbiamo dire che ad oggi sono presenti, per i celiaci sono a disposizione circa 8.500 alimenti. Di questi la maggior parte, circa 6.000, sono presenti nel prontuario degli alimenti che annualmente viene aggiornato dall'Associazione per la Celiachia. E i restanti invece sono presenti nel registro degli alimenti, per cui questi quaderni sono a disposizione del celiaco, il celiaco può andare, può consultarli per essere aggiornato, comunque informato meglio sugli alimenti che dovrebbe introdurre. Ecco, su che cosa deve acquistare il celiaco a livello proprio di dieta viene consigliato da un esperto? Viene sempre o può scegliere secondo il proprio gusto? Deve sempre appunto prestare attenzione a che l'alimento sia privo di glutine, quindi deve rassegnarsi all'idea che purtroppo questa è l'unica terapia per curare la propria patologia, perché non esiste assolutamente trattamento farmacologico, non esiste cioè farmaco che può curare la celiachia se non comunque la dieta. E ovviamente poi se c'è sempre un esperto che lo segue tutto è più avvantaggiato, perché comunque l'esperto è in grado anche di indicare quali possono essere i sostituti più adatti proprio a questo tipo di patologia. Lo stile di vita corretto che deve seguire un celiaco? Quando noi parliamo di stile di vita intendiamo sempre dare dei consigli su quelle che sono i comportamenti da evitare, proprio per evitare che ci sia un peggioramento del decorso della patologia. Per il celiaco assolutamente devono essere vietati il fumo e l'alcol perché compromettono gravemente la patologia, e poi deve essere consigliato uno stile di vita movimentato piuttosto che sedentario. Il celiaco deve prestare anche, come dicevo precedentemente, molta attenzione alla contaminazione e quindi non deve assolutamente venire a contatto con nessun tipo di alimento o anche di utensile che è stato utilizzato per la preparazione del cibo contenente il glutine. Infatti ci sono dei suggerimenti proprio da attuare in cucina che è sempre bene tenere presente, quindi c'è un promemoria che è importante, ecco, che è qui indicato. Vediamo allora questi suggerimenti da attuare in cucina. Appunto, non usare mai gli stessi utensili, quindi pentole posate o scolapasta, che sono usati per gli alimenti con e senza glutine. Non bisogna anzi mai maneggiare il cibo con mani infarinate oppure con mani che hanno utilizzato il cibo contenente il glutine. Non bisogna utilizzare né gli oli di frittura, né l'olio di frittura che è già stato usato per cuocere gli alimenti con glutine, né tantomeno cuocere in cestelli per cotture multiple. Una cosa poi fondamentale è quella di evitare di acquistare dalle erboristerie i cosiddetti alimenti naturali di cui in realtà non si conosce la composizione, quindi ci potrebbe essere la contaminazione del glutine. E poi per preparare il caffè non bisognerebbe usare la macchinetta utilizzata per la preparazione del caffè d'orzo, proprio perché l'orzo contiene il glutine. E come ci viene segnalato sempre dai nostri telespettatori, quanto spesso ci siano delle complicazioni anche a livello proprio di malessere che addirittura possono arrivare a portare al pronto soccorso in casi estremi. Perché questo avviene? Proprio perché il minimo contatto con il glutine è deleterio, quindi crea queste infiammazioni a livello dell'intestino che possono causare diversi disturbi su tutto l'organismo.
E quindi segnalavano sempre i telespettatori addirittura dei casi in cui proprio delle lievi ma preoccupanti anche perdite di sangue. Assolutamente sì, anche quello, perché può essere compromesso anche il sistema immunitario, anzi spesso è compromesso anche il sistema immunitario, e questo quindi può, è per questo che il soggetto celiaco è sempre stanco, è sempre, non è mai concentrato, molto spesso soffre anche di anemia, proprio per questo motivo, perché il glutine è un alimento tossico, è un prodotto tossico per il celiaco, e quindi il minimo contatto con questo alimento crea gravissimi problemi. Si può arrivare a condurre una vita il più possibile normale? Questi accorgimenti, per esempio quando si è fuori a cena con gli amici, quando si è magari in casa sempre in compagnia, creano anche un malessere psicologico. Allora, come affrontare insomma questa diversità? Ovviamente sì, crea un po' di malessere, perché bisogna sempre stare attenti che tutti gli alimenti siano privi di glutine, però poiché questa è l'unica terapia bisogna un po' imparare a convivere, e quindi ci deve essere un po' di rassegnazione e un po' di tranquillità su questa situazione, sapendo comunque che questa è l'unica possibilità affinché non ci siano problemi. Ma anche perché oggi i celiaci sono molto di più di quello che noi possiamo immaginare, per cui è quasi una normalità, possiamo definirlo. Come no, perché ci sono tantissimi celiaci, appunto dicevo, ci sono tanti soggetti che pur essendo celiaci non lo sanno, perché magari non hanno effettuato il test, perché fino ad ora non hanno mai avuto problemi. Comunque questi soggetti sono sempre predisposti, quindi arriva l'elemento scatenante che comunque determina l'insorgenza della patologia. È una malattia vera, possiamo definire sì. La celiachia una malattia? È una patologia, sì. Allora io ringrazio come sempre la dottoressa Ciraci per i suoi preziosissimi consigli, per cui la celiachia si può curare, lo abbiamo capito, si può curare solo attraverso l'alimentazione corretta, non sì. Ci sono farmaci, un po' di pazienza, un po' di buona volontà e si riesce a risolvere il problema. Il problema. Ci vediamo la settimana prossima, sempre di venerdì, con la finestra di Aria Pulita sulla nutrizione.